il 6 agosto del 1945 l'inferno cadde dal cielo, la bomba atomica esplose su Hiroshima e due giorni dopo, l'8 di agosto, fu la volta di Nagasaki. Risaliamo un po', sa pari a 15.000 tonnellate di tritolo. Diverse copie sono oggi esposte in vari musei del mondo. La missione, parteciparono tre aerei, oltre all'Enola Gay, oggi esposto all'aeroporto di Washington Dallas in Virginia. C'erano in appoggio anche i B-29 denominati Sgancia la bomba atomica su Hiroshima. L'obiettivo è il ponte di Aioi, che ha una forma inconsueta e quindi è facilmente riconoscibile, a forma a T, è una forma assolutamente inconsueta, per questo viene scelto appunto come bersaglio. La bomba esplode meno di un minuto dopo il lancio, ad un'altezza sull'obiettivo di 570 atomico. Le foto che tuttora circolano vengono scattate appunto a bordo, a quella distanza. L'obiettivo: Hiroshima nel 1945 era la settima città giapponese sull'isola di Honshu, ex base militare e importante centro portuale e commerciale. Aveva 250 e provocò gravi distruzioni per altri 1,4 km più o meno. La temperatura al suolo fuse ogni cosa con i suoi 3870 gradi. Si calcola che i morti furono circa 150.000 tra il 6 agosto e il dicembre del 45. Quasi la metà delle vittime morì immediatamente, gli altri successivamente per i danni causati dalle radiazioni. Nagasaki fu la seconda città colpita, situata sull'isola di Kyushu, ospitava fabbriche di armi e acciaierie. Il 9 agosto fu colpita dalla seconda bomba atomica, detta Fat Man, Ciccio. C'è uno addirittura, anzi una signora di 103 anni, la più giovane si fa per dire 79, sono quasi tutte donne, con le facce bellissime e i corpi segnati. Mai tra di loro parlano della bomba che li unisce. Sono i soli vecchi del mondo che nella vecchiaia si nascondono, dice il professor Mikada. E invece è bella Hiroshima, perché non somiglia a Hiroshima. È bella perché anche gli occhi di Tazuko, che ancora piangono il neonato che sua moglie mise al mondo già coperto di lividi e senza braccia, non si limitano più dopo 70 anni a srotolare il tempo a ritroso. Guardo i posteri che mi camminano accanto e mi piacciono questi figli di nuovo felici, 70 anni della tragedia atomica. Il primo ministro Shinzo Abe verrà a celebrare la pace preparando la guerra, verrà a dire nella città della pace che il Giappone non è più pacifista passivo ma è un pacifista attivo, cioè ha ripreso a costruire armi, supererà quella. Hiroshima è bella perché, non l'abbiamo detto, è un capolavoro del nuovo inizio, è la fortezza di chi non si rassegna, così universale che i giapponesi si sentono stranieri, cioè è la città meno giapponese. E qui c'è uno dei sopravvissuti, appunto Akiko, che dice: questa è la strada dove siamo scappati, lì sono inciampati in un campo. Fu tale che sparirono il calore fu tale che sparirono i corpi e rimasero le ombre. Questa è l'ombra di una mano su un vetro, questi sono il bacino e le gambe di un uomo che stava seduto. Certo, la bomba fu la dannazione di questa città e del mondo intero, ma il popolo di Hiroshima ha fatto ora una città che sarebbe Hiroshima, una città che è risorta. Ma il terrore della guerra atomica e anche della pace vissuta però ancora con l'energia atomica, Fukushima, non ce la dimentichiamo, è una cosa che come dire, è entrata nella carne dei giapponesi, nelle viscere dei giapponesi. I giapponesi non si arrenderanno mai, quindi l'unico modo è quello
costringerli con una forza mai vista, che li costringerà per forza a venire a patti. Però dobbiamo riflettere su una cosa. L'URSS aveva, cioè l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti hanno sganciato le bombe atomiche anche certamente per il motivo diciamo che hanno esplicitato, ma anche per un motivo che non hanno reso esplicito e che però era un motivo molto consistente come sul piano geopolitico e militare: la questione della forza dell'Unione Sovietica, del fatto che si sarebbe affacciata sul Pacifico e se avessero invaso il Giappone e l'Unione Sovietica avesse collaborato all'invasione del Giappone, le cose, come dire, nella spartizione del mondo sarebbero cambiate. Quindi questa fretta degli americani a precedere questa azione dell'Armata Rossa, io credo che ci sia anche questa volontà. Tra l'altro l'Unione Sovietica era vincolata ad un patto di non aggressione con il Giappone che valeva fino al 1946, sarebbe valso fino al 1946, ma l'8 agosto, dopo le due bombe atomiche, il ministro degli esteri sovietico Molotov comunicò all'ambasciatore giapponese lo stato di guerra tra l'Unione Sovietica e il Giappone. L'attacco fu massiccio, avvenne in Manciuria, in pochi giorni arrivò a Port Arthur e quindi questa era la dimostrazione che gli americani avevano giocato d'anticipo. Adesso mandiamo un'altra canzone che fa riferimento alla guerra nel Pacifico, è la colonna sonora di un film bellissimo, Lettere da Iwo Jima. Mandiamo questa bellissima colonna sonora.